Allora, prendo tutto il ferro che ho. Devo farmi una gear. L'unico uomo su Minecraft che riesce a trattenere il pubblico con le puttanate che dice, non sa cosa serve. L'unico uomo che fa un oggetto che non sa proprio cosa serve, il survival, e lo mette lì soltanto per l'assonanza con una cosa che ha appena incontrato. Stai zitto, sei tipo il pubblico che quanto va invisibilio per ste minchiate. Allora aspetta, yeah, a bit wrath around di qualche cosa, perché non c'era scritto. Allora a me avanza, sì, ce l'ho qua. No, comunque per bonificare la pompa te l'avrei fatta fare lo stesso. Ok, quindi. Bravissima. Allora. Senti, ma qualcuno ferma Iggy, in modo che sta, tipo, si sta allargando in maniera incredibile. Non so che cazzo è stare. Nel senso che sta ampliando la sua cosa, o nel senso che... Allora. Tu non hai visto casa mia? No, io non ho visto casa tua. Hai nerdato? No. 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 Perché no. Dici questo? Perché dici ciò? Non guardarla, rimanetene. Allora, io ho bisogno di vetro, che purtroppo non ho, quindi devo cuocere sabbia, che ho. No, questo è sandstone. Cioè, mi avete fottuto tutta quanta la cobblestone, tra l'altro. Ai. Madonna, che valore. Vabbè, sti cazzi, oh, non è che deve aver valore, semplicemente... Ah, ma c'è già qua il vetro, fantastico. Boom! Guarda, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sono a casa mia, ho appena fatto la pompa, e adesso devo fare... Quanti redstone engine mi fa? Aspetta che guardo un attimo che sono dentro la crafting table. E eccolo qua il redstone engine. Dimmi, Mabba. Che cosa... Ti piace? Che cazzo vuol dire che è come cappello un gatto che consegna un... Ma è bellissimo. E questa non ti piace? Aspetta che vediamo. Selezioniamo, guardiamo. Madonna quanto salto in alto. Questo no, questo levamelo dai coglioni, grazie. Che non... Redstone engine, abbiamo bisogno di legno, di pizzo. Quanti ne faccio di questi cosi qua, Mabba? E Marco? 4. 4? 4. Questo. 1, 3, 4. Ok, come mi hai detto di fare, una pompa e... Sì? 4 redstone engine. Devo farmi anche 4 leve? Fai 4 leve, poi fai una bella tank, e poi fai un... Fluiduct. No, aspetta, adesso si chiamano. Allora, aspetta un attimino. Tank. Ma quale tipo di tank? Fai quella stupida. Vetro. Vetro. Quante tank faccio? Ah, fanne due. Marcus, come hai detto di farne due? Allora, stiamo imparando. Ah, ma stiamo registrando? Sì. Ah, hai detto ci vediamo dopo. Sì, ma infatti, ma adesso è dopo perché ho fatto i macchinari. LOL. Non ti d'accordo. Va bene, e adesso? E adesso ti servirebbero i Wooden Fluid Pipe. I Wooden Fluid Pipe. Adesso li faccio, eh. I Wooden e i... A seconda delle tue disponibilità economiche, o i Cobblestone, o gli Stone, o ancora meglio, i Gold. Addirittura i Gold. Come cazzo si facevano, che non mi ricordo, i tubi della Buildcraft, tipo con due pezzi di legno e un di vetro in mezzo, insomma. Quindi non ancora che vado a vedere la ricetta, dai. Allora, questo qua e questo qua. E abbiamo fatto 8 wooden transport pipe e volendo i gold, altrimenti... Ma sì, dai, gold. Sono belli i gold. A seconda delle mie disponibilità economiche, sono ampie le mie disponibilità economiche. Eccole qua. Fatto. Adesso 8 wooden e 8 golden. E adesso? E adesso ritorno da te. E ritorno da te. Senza niente da dire... Senza tante parole, però col fatto che puttana Eva sta sleeping bag ogni volta mi fa scassare via l'armatura. No, mannaggia. La troia. Presentamela. Ecco, c'è carenza di carne fresca in sto periodo, maledizione. Dunque, qua c'è la sludge. Io però immagino che già possa mettere il... Giusto? Sì, qua, cosa? Complemento oggetto. Allora, complemento oggetto, la pompa sopra la pompa. L'apertura della... Sì, perfettamente. Fantastico, vedi che già ci capiamo. Ecco, sì, siamo diventando tecnologici. Fantastico, cazzo. Dopodiché devo mettere i 4 motori tutto intorno. Bravissimo. Però ancora non li devo attivare e devo mettere la wooden fuori dalla pompa che poi si colleghi con... Non si attiva la... Ah no, perché solamente sopra, può essere? No, il wooden... No, il wooden non si attacca a lato, si attacca lei solo... è,
No, 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 il Wooden espelle automaticamente, non ti preoccupi. Ah, no, aspetta, 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 giusto. Non si attacca alla pompa perché non è impermeabile. Io devo impermeabilizzarlo. È vero, ce l'abbiamo i cactus o equivalente? Io li ho trovati, li ho trovati. Bravo, sì, mi servirebbero, signor Mabone, perché altrimenti sono un po'... Vado a prendere a casa. Ti ringrazio molto, signor Mabone, perché altrimenti... Vedi, se non c'avevamo il MOBA oggi non andavamo avanti in questa cazzo di serie, vedi? Dove li hai trovati i cactus, scusa? Li hai messi a coltivare? Sì. No, dal Wither. Dal Wither? Scusami? L'ho trovato e l'ho fatto spawnare. Cosa? Che vuol dire ho trovato il Wither, perdonami? Che vuol dire l'ho fatto spawnare? Allora, mi spiego, no. C'era un bellissimo lucky block, ho detto, minchia che bello! L'ho aperto, e dentro c'era lui. E io sono scappato. Cioè tu hai aperto un lucky... Cioè adesso c'è un cazzo di Wither che gira tranquillo all'interno del server. Ma stai scherzando? Sì, girano. Io spero che tu fossi lontano, visto che abitiamo accanto, porca puttana. Appunto, maledizione. Se mi spawnano un Wither qua, io penso che non mi bastano i gigabyte di registrazione per contenere le bestemmie, Ho provato a dargli due schiaffi, ma tipo come mi ha guardato mi ha ammazzato. Sì, immagino che ti abbia avuto in antipatia. Ma che cazzo, babba, puttana Eva. Vabbè, intanto ho preso il cactus. Vabbè, allora, worth it, maledizione. Vabbè, almeno sappiamo dove andare a prendere il Wither. Già. Mi sono cagato sotto. No, mi sono. Ho preso un po' di raffreddorino perché. Oh, ma povero picciolo. Che povero ciccino. Allora. Vabbè, lei intanto può mettere la tank sopra. Le tank che ha fatto sopra la pompa. Sì. E poi può attivare i motori. Perché in realtà i cavi ci servono per tirare fuori dalla tank. D'accordo, allora io posso fare così e posso, dunque dove cazzo sono le leve, e ne posso mettere, però bastano due per ottimizzare lo sforzo. Lo sforzo sia con te. Ora diamo un occhio se effettivamente ciò che diciamo è vero. Allora io vedo che la pompa sta scendendo. Che volete fare, dormire prima che arrivo? Sì, eccolo, si sta riempiendo di slaggio, si sta riempiendo. Eccolo. Quindi ti prosciugherà sotto casa e tu non dovrai più temere niente. Dormirai, sogni. Innanzitutto dormiamo. Tranzolli. A bit rough around the edges. Hard as a rock, citazione degli SDC. Is it stainless? Non so che cosa significhi. Cioè, nel senso, è acciaio inossidabile? Straight down. E qual è l'altro achievement? Start of something big. Ah, l'inizio di qualcosa di grande tra di noi. Che non è la mia minchia. È la cosa, la citazione a Cesare Cremonini. Sì, infatti. Ok. Adesso devo semplicemente aspettare che questa cosa... Ma scusa, ma non basteranno mai questi cazzo di tank? No, però intanto noi li mandiamo dentro allo sluggino. Quindi lei metta qui, questo qui lo leviamo e farà il caso nostro successivamente. Sì. Lei metta qui il Wooden, che però effettivamente mabba non c'è ancora, quindi io sto andando nel futuro. E aspettiamo, sì. Ok, aspettiamo. Poi tipo i motori siamo sicuri che non è che si scassano, che esplodono. Questi motori fino a quando c'hanno qualcosa su cui riversare l'energia non esplodono, anzi se diventano rossi è anche più migliore assai. Quindi adesso che sono giallo barra arancione io non mi devo preoccupare, giusto? Pompano alla stragrande. È giusto? Pompa nella pompa. Canzone fantastica. Che fantastica. Il Power Francis, cazzo. L'ignoranza tipo fatta... Sai, signor Marcus Cron, che io avevo stilato con i miei amici una scala praticamente di ignoranza che prendesse, diciamo così, come scale intermedie varie canzoni in maniera tale praticamente da poter misurare. Qua si stanno riempiendo le tank. Mabba, dove cazzo sei? Mabba, dove cazzo stai? Io penso che fermerò le pompe perché altrimenti va a vuoto. No, 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 non fermo, arrivo. No, 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 non si preoccupi, no, smette di prenderla. È intelligente sta pompa. È una pompa intelligente, fatta una pompa col cervello. Una pompa col cervello. Pensa se fosse piccolo. Ed è per questo che, vabbè, lasciamo stare che poi se faccio battute sessiste Eccolo qua, ok. No, è che nel senso, le donne che non c'hanno la testa, dato che hanno il cranio vuoto, fanno i pompini meglio. Ecco, ma non è sessista, è insultante verso le donne stupide. Però come esistono le donne stupide, esistono gli uomini stupidi e quindi non sono sessista. Tomaia! Sono fantastico. Dove, Mabba, tu avevi detto non ti fermare, avevi detto continua, avevi detto sì mi piace. Eh sì, belli, ma sta barchetta è tipo lentissima. Ma che cazzo? Io non posso camminare sull'acqua, vero? Posso solamente... Oddio, mamma mia. Gesù. Ti vedo, fratello.
Fratello bianco. Fratello bianco. Ciao venerdì, come stai? Ma da dove cazzo sei venuto? Dall'altra parte? Minchia, se non facevo piedi non arrivavo più. Sei un genio, puttana Eva. Devo, aspetta un attimo, devo mettere nel crafting table e poi cucinarli, giusto? Sì, però devi uno cucinare. Me lo dai e gli altri li pianti. Ecco. Guarda, si fa fare la farm infinita, via. Hai detto uno, te ne sei preso tre. Vabbè, dai, su quattro facciamo, così va più veloce. Non sto rushando, giuro. No, non sto rushando. Non voglio rushare. Che uomo di merda. Io le devo mettere, tra l'altro, immediatamente nella fornace, non è che li posso... Sì, li metta lì, poi se li ripassano alla crafting table e le danno il fregnetto buffo. Va benissimo. Quindi è un po'... Senti, Max, basta, che fottermi la roba, maledizione. Nell'attesa, volevo farti provare questo oggetto, però tu ti devi fidare ciecamente di me. Ciecamente, la tua completa, va bene. Allora, intanto fiducia. Tipo... Ah, e poi... aspetta, ne prendo un altro, così utilizzo la golden pipe. Così posso fare direttamente... Rip! Sì, cosa devo fare, Marcus Crow? Allora, guardi, io le tiro questo oggetto, lei lo deve prendere in mano. Sì. E tenere premuto. Quanti preti pedofili hanno detto questa frase, sì. E tenere premuto il tasto destro con questo in mano. Così, tenendolo premuto, tenendolo premuto. Tenendolo tanto. Premuto, mi fido ciecamente? Vai. Tasto destro? Ciecamente. Sì, tasto destro. E adesso? Faccia di merda. Hai preso tre quarti del mio inventario, cazzarone. Non so che altro dovessi... Aio! Okay, allora. No, basta, ho tutto. Mi ridia però il coltello sacrificale di sto Cassius. Guarda, quasi quasi me lo infilo nel culo e lì no, è dura cercarlo. Avvio. Dov'è la golden avevi pipe? Avevi 20.000 spade. Sì, dov'è il golden pipe? Ah, è qua nell'inventario. Avanti, miei giovani proci. Proci, allora, eccolo. E dunque, adesso posso mettere, abbiamo detto. Lo metta qui questo, dove c'è la tank? Qui no, sopra, vaffanculo. Qui. Sopra il tank? No, vicino. E qui dove c'è il tank? Attaccato, sì. Qui? No, questa è la pompa. Vabbè, sta uscendo anche da là. Ok, fantastico. È uguale. E niente, adesso in realtà non serviva sto crocchio, però ci possiamo attaccare questo. No, però non così. Accidenti, mi scusi. Se lo mettiamo di lato. Però. Ok. E come mai così? Così va un po' di là e un po' di qua. Perché questo tizio caga gli oggetti da sotto. Lol. E quindi ora, oltre devo mettere una cassa. Sì, una cassa. Però la cassa non ti fa vedere quello che... perché non ti si apre, ok? Quindi se hai ancora un golden pipe non waterproof, e sì, penso di sì, ne ho, lo metti subito sotto e poi metti la cassa accanto. E non devo metterci un altro wooden? No. Quando il wooden serve soltanto per tirare fuori, però se l'oggetto sputa direttamente a te non incassa. Quindi così va bene. Perfetto, l'ultima cosa che manca è un po' di energia. Se guardi la GUI c'è richiesto sludge e energia. Idle, sì, vedo. E l'unica cosa che c'hai in questo momento è me. Quindi ci mettiamo questo generatore. Adesso okay. Moriamo tutti. Ahia, yeah, no, oh, che cazzo succede? Ma che cazzo? Sono avvelenatissimerrimo. Sì, sei avvelenato perché questo è l'effetto dello sludge boiler in funzione. Ma stiamo scherzando? No, avvicinati. Non qui. Puoi stare a casa, in poche parole. Ma che cazzo vuol dire, Marcus Cone? Io qua ci vivo. E vabbè, dopo, adesso che sai, ti sposterai adeguatamente. Ma cosa mi sposterò? Io devo vivere qua e per questo rimuovo la sludge. Non è che rimuovo la sludge e quindi smetto di vivere. No, aspetta, tu... Ma che cazzo vuol dire? Cioè, se io vado, buongiorno, voglio farmi la lega metallica. Ah no, ok. Ouch. No, vieni qua. Io sì. Ti ho fatto vedere come si fa. Poi tu, da questa pompa, ti porti lo sludge lontano, metti qua giù, con altri waterproof. Uh-huh. E soltanto allora io sono morto. Sì. Che cazzo ridi? Ammazza che tramba. È abbastanza pesante questo cazzo di coso. Ah, è vero, siamo in hard. Siamo in hard e quindi quella roba picchia da far schifo. Mortacci sua. Mortacci de Peppe. Ok. Facciamo il fico, ma poi porta con un... Senti come ti piglia a fare il culo. No, bravo. Bravo, ho capito. Ma mabba, tu sarai il prossimo. Dov'è casa tua, mabba? Bastardo. Aspetta, quindi adesso io posso fermare i motori in realtà, perché... No, i motori no, perché deve continuare. Ha finito? Possibile? Può essere che abbia finito. Vediamo. Let's see. Aia. Scusi. Maledizione, scusi. Mannaggia troppa... la puttana. Eh no, ce n'è ancora. Ce n'è ancora? Ah, perché abbiamo beccato il
non il punto giusto praticamente. Stavano sui piedi. Sì, sì, vabbè, ma tanto. E quindi vabbè, basta che io sposto tutto quanto sto fregno un po' più là praticamente. Secondo me te la prende anche da là. Perché basta fare i tramacchi. Ma poi perdo il ferro. No, perché perdi il ferro? Non rompe niente sta cosa. Secondo me arriva a prenderla quella fonte lì. L'unica cosa è che ha finito lo spazio. Se tu ci attacchi, guarda, facciamo direttamente lo spostamento dello sludge. Se tu attacchi qua i Golden Pipe e li porti dove? Non moriremo. Da questo lato qua, così. Se no, guarda, facciamolo lavorare, ci mettiamo in... Tanto è poco, effettivamente sembrava tanto, ma in realtà è pochino. Qui ci stanno 20 bicchieri, se non sbaglio. Io lo accendo per scappare. Sì, quindi io mi allontano. E quando avrà finito... Oh, scusa, mabba, non ho visto che stavi lì. Aia, io mi sono fatto male sui cactus. E che cosa succede, scusa? Adesso lui, vediamo se ci posso... Ah, tu puoi zoomare, guarda, mettiti qui a debita distanza. Io posso zoomare, sì. Vedi che ogni tanto caga dei blocchi? Sì, li vedo. Spoiler. Li ho visti. Da quelli puoi ottenere clay, sand, dirt e un'altra cosa abbastanza carina. Però in 1.7.10 sono cambiati. Ok, quindi adesso dovrò lasciare che caghi e dopodiché vedere praticamente come funziona. Esatto. Mi consigli di fare un survivalist generator? Te lo regalo. A che cosa va il survivalist generator? Combustibili fossili. È molto 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 lento, Max. Cioè, quindi vuol dire che io devo metterci dentro una quantità invereconda di carbone? No, fatto che se tu metti del carbone, lui te lo brucia molto lentamente, producendoti un po' d'energia, però non te lo consuma stack e stack. Quindi io praticamente ti consiglio, visto che questi motori qua, questi engine qua... È finito lo sludge? No, se ne fa possibile. Ah, ok, aspetta, è finito quello che gli stava esattamente mandando. Quindi... No, aspetta, adesso possiamo spostare tutto quanto, immagino. No, devi stare molto calmo. Io sto calmissimo. Allora, devi... clay, micelio, soul sand, sabbia, dirt, gravel e altra dirt, perché qua non si compattano, è molto bello. Adesso gliela facciamo prendere... No, lei lascia io sto braccio. Gliela facciamo prendere adesso direttamente dai tank, così. Va bene. Il pompa attiva il coso, che quindi però devo fare così. Spento, sì, e adesso scappiamo. Ok, via. Da qua, in linea teorica, non mi sta facendo male. No, ho notato che c'è una sorta di area. Comunque, spiegamela, spiegami il survivalist generator come lo spiegheresti a un bimbo di 5 anni. Ti metti dentro il legno e molto lentamente ti dà energia. Tanto legno, quindi. In realtà, guarda, per bruciarti uno stack di legno ci mette una giornata in real, quindi... Puttana Eva, d'accordo. E tu hai detto però combustibili fossili, il legno non è fossile, il legno è legno. Vabbè, combustibili che piano fuoco, Max. Ah, allora combustibili organici. D'accordo. Va benissimo. Va bellissimo. Non c'è slash. Aia! Sì. Vedi che c'ha la specie di merdolina che esce. Sì. Fino qua puoi, dove sono io. Lol. Quindi ha un range di alla fine 3-4 blocchetti, non troppo. Prima era di più. Vabbè, si vede che l'hanno nerfato. E grazie al cazzo, sì, aspetta. Ah, ok, dà anche il micelium e la soul sand. E questo è quello che ho detto io prima. La clay in blocchi è buona, la gravel, la dirt che non si stacca. Ma comunque, in pratica, come si dice, il legno che tu butti dentro a sto schifo, hai detto che si brucia molto 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 lentamente, però è ad alta efficienza. Cioè, nel senso, se ci mette una vita a bruciarsi, produce anche abbastanza energia, io spero. Sto dormendo, ragazzi. Produce, guarda, ogni pezzo produce 5 RF su tick, quindi... 100 RF al secondo, però considera che è pochissimo, perché ti basti pensare che l'equivalente della fornace, quello che brucia davvero, sì, produce 40, se non sbaglio. Minchia, 40 su 5 e basta. Adesso devo solamente aspettare che finisca. In poche parole è una merda, però per le fasi iniziali in cui non hai tanto coal è buono, è meglio che niente, sì, molto, meglio molto, che un calcio in bocca, insomma. Guarda, la mia farma è quella. Ok, tanto va bene. Direi che questa puntata è durata anche troppo, quindi immagino che io debba ringraziare gli ospiti praticamente di questa... No, Marcus Chrome, puttana Eva. No, cosa? No.
Te la infili nel culo. Ce la metto qui vicino alla lampada accesa. No? Levala via, ecco, bravissimo. Mabba, pensavi di fare lo scherzone, eh? Qui... No, Mabba. Non sono fissata quella lì della leva. Mabba. Stammi lontano con quella fare. Dico, ringrazio gli ospiti di questa puntata. Quindi ciao signor Marcus Cron. Ciao. Che mi fa gli scherzoni, però mi insegna anche i macchinari. Ciao al signor Mabone. Ciao, Mabone. Fammi lo zoom. Ti faccio lo zoom, aspetta un attimino che riprendo il pulsante dello zoom. Eccoti, sto zoomando. Basta con quella cazzo di leva. Basta. La faccio finita. No. Ecco, se vicino, dai, Madonna santa. Va bene. E per quel che mi riguarda, diciamo che la registrazione può finire qui. Ovviamente il signor Marcus Corona e il signor Maba fanno parte della Geek Battery, che è il gruppo di stronzi con il quale io registro su Minecraft. Tutti i loro canali sono in descrizione, quindi se vi va date un'occhiata / iscrivetevi. Considerato che null'altro è rimasto da dire, da Max dei Berro Stronzo, portavoce ufficiale della Geek Battery, adios a todos. E chi non si iscrive è una persona molto disordinata. Io non mi iscrivo allora. Sono quasi sicuro che sia finita tutta la sludge. Vediamo. Sì. Non c'è più sludge. Sono libero dalla maledizione dello sludge. Puoi anche prenderti il coso là a questo punto. MK? Scusami. Puoi prenderti il survivalist generator perché... perché sono libero dallo sludge. Sì, no, dico... ti servirà per qualche altra cosa. Ah, chi lo sa. Certamente fa. Fantastico, cazzo. Grazie a MK che mi ha insegnato come si usa lo sludge. Prego, non so perché non riesco più a aprire le chest. Oh mio Dio, laggone. Dai, c'hai pure due di Soul Sand. Se vuoi ti do del Netherrack che ho trovato. Ah, il Netherworld, sì, che l'hai trovato nel coso di Vimbor. Yep. Nel come cazzo si dice? Nel dungeon sotto PS. Esattamente. No, ma eri con Crama, non eri con Vimbor. Conogramma. Cazzo, non ho più spazio nell'inventario. Io l'ho trovato vicino al Wither, quella roba lì, ce l'ho a casa. Mabba trova tutto vicino al Wither. Trova tutto vicino al Wither, esatto, aggiungi un posto. Ma c'era tipo tra l'altro un villaggione enorme, ma sai più enorme, di villaggeri assurdi. Un villaggione di villaggeri. Villaggianti, tutti e villaggeri, tutti villaggiando. Stavano villaggiando tra l'altro. Senti, io non ho del legno, quindi romperò quest'albero. Sì, rompi tutto il... ah sì, aspetta, guarda, ti do anche... questo e ti do anche questo. Tanto qua di legname ce n'è troppo in questa cazzo di isola. No, ma io c'ho la farm di legno. Ah, c'è la farm di legno. Non ho barchette. Scusi. Perché praticamente sono troppo pigro per frenare e ogni volta impatto contro l'isola. Ti si disintegrano le barche. A me invece le fottono direttamente. Molto bello tutto questo. Adios, amici. Vado a nerdare. Ciao, ciao. Sono andato. Ma che roba. Boom. Ho preso la barchetta. Ma sei di nuovo qua? Ma chi? Tu. Ma che problemi c'hai, Mabba, porca puttana? Todaiki. Oh, io lo vedo qua, giuro. Ma perché il server sta laggato pure prima? Ho cliccato qua, su tipo... una chest e... ecco, stava là. Sai che faccio quasi? Taglio casa di Ser. Che faccio cazzo una dovrebbe diretta. Essere il pod Zoll? È una zolletta di pod. Sì, grazie al cazzo. Ah, con il pod Zoll, il Soul Flux Wax e la sabbia fai la Soul Sand. Ah, ma è molto bellissimo questa cosa. Sì, oppure fai il Fertile Soil, oppure fai lo Yeast, oppure fai, vabbè, le slab, fai le varie cacate, lo Sliac, fai l'humus, fai la Bogert. L'humus in fabula. Ma vaffanculo, Marcus Cron. Humus in fabula. Lupus in fabula, non dirmi che non lo conosci perché ti disconosco. Sì. Brava. Guarda un po', adesso un Elder Bear, me ne vado a casa. Ti lanci nell'infinito e oltre. Sì.